Oh, i vlog in macchina, come una volta. C'è questo che vuole passare a tutti i costi da tutte le parti. Comunque, quello che mi fa incazzare, quello che mi fa incazzare sono le persone che non rispondono quando tu gli formuli un preventivo, e mi fa terribilmente incazzare, perché per fare quel preventivo io ci ho messo veramente un sacco di tempo. Mi hai fatto ascoltare tante canzoni di merda, non vedi l'email, sta cosa che non si vede l'email, le persone le devi contattare per forza su Facebook perché l'email non la guardano. Ma che cazzo lo chiede a fare a un preventivo se non ci guardi? E mi fai perdere una marea di tempo. E allora questa persona mi ha risposto dopo un mese, dopo che io ho mandato il preventivo 10 volte. E allora io dico: ma scusa, e mi ha detto: ma io non lo so se accettare o meno. Ma a me cosa me ne frega? Ma a me cosa me ne frega se non accetti o meno il preventivo? Ma cosa me ne frega? Io voglio sapere se ti è arrivato, perché può darsi che vada a finire nella cartella spam, può darsi che quel cazzo di preventivo non ti funziona l'email, magari a te, non ti funziona a me. Quindi io voglio sapere se ti è arrivato, non me ne frega se lo farai o non lo farai. Quindi io ti mando l'email e 1, 2, 10, 20 volte da altri indirizzi email, e mi fai perdere ulteriore tempo quando tu potresti semplicemente dire: grazie, ho ricevuto, punto, non mi interessa quello che farai. Capito? Grazie, anzi, non me ne frega niente nemmeno del grazie. Il tuo grazie non lo voglio. Capito? A me non me ne frega niente. A me interessa semplicemente una parola, lo sforzo di 2 secondi, perché io sono stato anche 20 minuti a formularti quella roba. Ma che cazzo di suoni? 20 minuti e tu non puoi spendere per me 1 secondo. E non è possibile, non è possibile. Oh, e ora io gliele rimando, perché questa è una mancanza di educazione e di rispetto. Maleducati, 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 maleducati. Non mi interessa niente, io non sono un venditore insistente, però esigo, 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 esigo educazione, cazzo! Perché le persone che ti fanno perdere il tempo, ecco, il tempo è vita, quindi le persone che ti fanno perdere tempo ti fanno perdere la vita, capito? Quindi è una cosa inaccettabile, eh?